Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno? Vi farò vedere delle ricette sane, leggere e gustose. Allora, partiamo subito dalla colazione. Quest'oggi faremo un porridge molto molto goloso, non il solito porridge in cui si bolle l'avena insieme al latte e l'acqua ed è molto triste, ma un porridge davvero davvero sfizioso. Allora, è fatto con una base di avena, come ben sapete, bollita nel latte e nell'acqua, con un cucchiaino di cacao amaro e un cucchiaino di miele o dolcificante che preferite, e avrà poi al di sopra dello yogurt greco e al di sopra dello yogurt uno strato di cioccolato fondente fuso che diventerà solido e sarà davvero un porridge golosissimo ed è perfetto per la colazione. Quindi, una volta cotta l'avena, andrà fatta raffreddare in una ciotolina e quando sarà fredda potete metterci al di sopra lo yogurt greco a scelta, io in questo caso ho scelto uno yogurt alla vaniglia, e al di sopra dello yogurt andrò a sciogliere un po' di cioccolato fondente e lo verserò sopra. Lo lascerò raffreddare e poi vado appunto a condire con un po' di crema di nocciole, 100% nocciole, non c'è zucchero all'interno, potete metterci quello che preferite e poi un po' di nocciole e un po' di cocco in questo caso, potete anche metterci per esempio della frutta fresca. Questo andrà fatto il giorno prima così da mangiarlo la mattina seguente ed è buonissimo. Ed è una colazione molto buona, fresca, sana, leggera, insomma, ve la straconsiglio. Per pranzo una cosa molto veloce, uno spaghetto con dei pomodorini gialli, datterini gialli. Vado a tagliare i datterini a pezzettini e nel frattempo faccio soffriggere uno spicchio d'aglio con un cucchiaio di olio extravergine d'oliva. Vado a metterci all'interno i pomodorini insieme a due foglie di basilico e quando la pasta sarà cotta vado appunto a mettere gli spaghetti nella padella con un po' di acqua di cottura e il mio primo è pronto. Come avete potuto vedere si prepara davvero in un attimo ed è un piatto veloce per chi ha poco tempo. Come snack vi faccio vedere questa mousse al caffè che si prepara con della ricotta o in alternativa yogurt greco, una tazzina di caffè amaro fredda e un cucchiaino di miele o altro dolcificante. Quindi, come potete vedere, anche questo è uno snack davvero molto sano e anche dietetico se vogliamo dirlo, perché comunque a parte il miele non contiene zucchero, potete anche non metterlo proprio se vi piace per esempio il caffè amaro. E mescolate per 2-3 minuti e la vostra mousse al caffè è pronta. Anche questa è una ricetta davvero super super veloce. Io vado a spolverare sopra un po' di cacao amaro ed ecco il mio snack. Per cena invece andrò a fare un rollè di frittata con gli spinaci condita con Philadelphia e salmone affumicato. Quindi prendo i miei spinaci surgelati, in quel momento avevo questi ma vanno bene anche quelli freschi, ci metto un po' di olio e un po' di acqua, quindi li faccio scongelare e cuocere leggermente a vapore e nel frattempo vado a sbattere 3 uova insieme a un cucchiaio di parmigiano. Quando gli spinaci saranno cotti vado a mettere le uova all'interno della padella, quindi faccio cuocere la mia frittata, la vado a girare e la lascio raffreddare completamente prima di farcirla. Allora utilizzerò della Philadelphia, quella allo yogurt greco, e del salmone affumicato normale. Quindi una volta che la frittata sarà fredda ci vado a spalmare la mia Philadelphia. Potete utilizzare quello che preferite, ecco, per questa ricetta. E una volta spalmata la Philadelphia vado a metterci anche il salmone affumicato e vado ad arrotolare la frittata che andrà poi all'interno di un pezzo di carta forno o in alternativa di foglio di alluminio e messa un pochettino in frigo a far rassodare prima di tagliarla, altrimenti poi fuoriesce tutto.
andrò a servirla con un'insalata di rucoletta e di pomodorini. Anche questa è una cena molto veloce, la potete preparare il pomeriggio o dalla mattina e poi lasciarla in frigo e gustarla appunto la sera perché si mangia freddo. Ed è un piatto che potete mangiare anche d'estate, visto che ci avviciniamo comunque alla stagione. Allora ragazze, spero tanto che questo What I Eat in a Day vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate di queste ricette. Io vi mando un bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!